sicuramente un risultato bugiardo quello della Viareggio con l'Aquila, perché il 3-1 del campo è stato senza dubbio troppo severo per quello che le zebre hanno fatto vedere nel corso dei 90 minuti di gioco. L'unica nota storta, oltre ai risultati, è l'infortunio di Davide Matteini, che potrebbe non essere disponibile per la gara di Gubbio di domenica prossima. Sono in corso degli accertamenti a cui si è sottoposto il giocatore, che daranno un quadro più chiaro dell'infortunio. Anche Romeo lamenta un dolore ad un ginocchio, quindi dovrà essere valutata anche in questo caso la sua eventuale disponibilità contro gli Umbri. Positivo l'esordio del difensore Luca Piana della Sampdoria, che ha avuto senza dubbio un inizio molto positivo nell'inserimento del gruppo. Dopo la parentesi di Como era molto che non giocava, quindi è chiaro che gli mancavano i 90 minuti nelle gambe. Bella la rete di Rosafio, la seconda stagionale dopo quella che aveva realizzata Barletta, che ha sfiorato addirittura la doppietta su calcio di punizione se il portiere non avesse tolto il pallone che era destinato all'angolino. Poi purtroppo è arrivato il 3-1 per l'Aquila. Mister Lucarelli, che domenica è andato via contrariato per il passivo troppo pesante, ha concesso alla squadra un giorno in più di riposo dopo le fatiche della scorsa settimana con 3 partite e 1 ravvicinata, e riprenderanno quindi gli allenamenti mercoledì mattina con la speranza di poter riassaporare il gusto del successo, anche se a Gubbio ci vorrà ovviamente massima attenzione.